con Sebastian Vico. Sebastian, vittoria che è ben più importante dei due punti, perché raccolta comunque contro una squadra importante come Omegna, ma perché raccolta da voi che state crescendo proprio dal punto di vista di squadra. Sì, innanzitutto devo fare i complimenti ai miei compagni di squadra perché hanno fatto un'ottima partita su due piani, sia in attacco che in difesa. È una partita importante che abbiamo ottenuto una vittoria meritatissima. Dovevamo contenere la loro fisicità, le loro rollate dentro all'area e credo che siamo riusciti molto bene. Dovevamo limitare Grande, che gestiva un po' tutto. E poi sicuramente l'assenza di Cantone faceva che loro avevano un regista in meno. Lui è un grande giocatore, un grande regista. Quindi dovevamo metterlo in difficoltà con la pressione. Senti, 34-19 al rimbalzo, dall'8-19 per loro la partita è cambiata con l'entrata di Cuccarolo. Ci avete veramente messo più difesa. La vostra fisicità ha pagato tantissimo stasera. Sì, sicuramente la nostra fisicità. Abbiamo una squadra molto fisica, quindi dobbiamo cercare di diamola pure in collo questa meraviglia, non c'è problemi. dobbiamo approfittare ogni partita di questo, della nostra fisicità, della nostra altezza e della nostra aggressività. La pallacanestro è un gioco di ritmo, se hai il ritmo sia prima in difesa la prenderai in attacco, quindi oggi abbiamo ottenuto il ritmo sempre, tranne un po' all'inizio dell'ultimo quarto, però ci poteva stare una grande squadra come Omegna costruita per salire, dovevamo tenere botta e reagire nel momento giusto, l'abbiamo fatto e quindi contento di questa cosa. Allora, non è stato un precampionato facile per te, hai avuto diversi intoppi dal punto di vista fisico, è innegabile che questi 10 giorni di allenamento ti hanno fatto bene perché mi sembri in crescita netta, ti prendi tante responsabilità, i 10 punti consecutivi all'inizio del quarto tempino hanno dato quello sprint fondamentale. Sì, allenandosi uno migliora, ovviamente ho avuto una prima parte di stagione un po' complicata con qualche acciacco, qualche mezzo infortunio, ma perché sto diventando anche grande e quindi niente, bastava gestirlo e nel momento in cui uno si allena poi man mano il lavoro paga, quindi tranquilli, adesso testa San Miniato che quella è la vera partita nostra perché le motivazioni con Omegna le trovi, non abbiamo niente da perdere, cioè niente da perdere, oddio, però loro sono la squadra favorita, noi non stavamo senza Simone, quindi è una grande perdita per noi e quindi la vera partita sarà sicuramente domenica con una squadra molto tosta, molto fisica, molto come noi, un po' più piccola a livello fisico però tosta, intensa, quindi adesso riposiamoci e domani ci si pensa a San Miniato.